Buongiorno a Giulia De Lellis, lei è assessore al Comune di Manoppello. Quali sono le iniziative messe in campo per la fase 2 dell'emergenza Covid-19? Siamo alla ripartenza delle attività. La vostra amministrazione comunale cosa farà a sostegno di famiglie, attività commerciali ed imprese? Allora, buongiorno Fabio e grazie per avermi chiesto di partecipare allora a questa intervista, più che altro a questa bella conversazione e scambio di idee che faremo in questi minuti insieme. Sì, per noi diciamo che comincia la fase 2, sperando che sia un pochino più semplice da affrontare rispetto alla fase 1 dell'emergenza Covid. Diciamo che la parte più difficile forse sta passando, ci avviciniamo a qualcosa ad un momento un pochino più semplice. Io penso che in questo periodo si sia sempre fatta più forte in me la convinzione che noi amministratori siamo un po' uomini e donne di frontiera e di raccordo. Questa è una frase che mi piace molto, l'ha utilizzata il nostro presidente dell'ANCI in un'assemblea nazionale dei comuni italiani e mi è rimasta impressa perché fondamentalmente è vero che i cittadini, le imprese, le attività commerciali in qualsiasi momento e specialmente in questi periodi di emergenza si rivolgono principalmente a noi, ci fanno delle domande e vogliono delle risposte. Quindi insomma il primo periodo per noi è stato, la fase 1 è stata difficile anche dal punto di vista psicologico, era qualcosa del tutto inaspettato anche ovviamente per noi. La nostra amministrazione ha ovviamente lavorato molto bene con il primo stanziamento di fondi che ci sono stati erogati in seguito all'ordinanza del Capo della Protezione Civile. Noi come Comune di Manoppello abbiamo ricevuto 54.000 euro diciamo, affrontare l'emergenza alimentare che è venuta subito dopo di quella sanitaria. E siamo riusciti ad accontentare, ad aiutare almeno per un primo momento 160 famiglie in grave stato di necessità. Parliamo ovviamente delle povertà storiche che sono un problema su tutti quanti i comuni, specialmente in realtà diciamo medio-piccole come la nostra, e le nuove povertà anche perché insomma in un primo momento le famiglie si sono ritrovate con niente in mano, cioè lavoro sospeso o attività sospese e per i lavoratori dipendenti cassa integrazione che non arrivava. Quindi siamo riusciti forse non ancora arrivo a parecchie famiglie, quindi siamo riusciti insomma a sopperire a questa necessità. Abbiamo lavorato in una maniera instancabile prima di Pasqua per fare in modo che le famiglie potessero almeno fare la spesa durante un periodo di festa, che poi festa normale di certo non era, però comunque hanno potuto stare insieme in famiglia con qualcosa sulla propria tavola. Per quanto riguarda le attività commerciali, ci siamo mossi una decina di giorni fa, se non erro, abbiamo approvato l'esenzione dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, insomma una proposta che è venuta dall'ANCI, che hanno adottato vari comuni e anche noi ci siamo adeguati perché insomma è giusto che in questo periodo le attività commerciali nella fase di riapertura vengano in un certo senso favorite, perché sì, si riapre, però insomma non saranno tempi bellissimi o comunque nemmeno lontanamente paragonabili alle realtà dello scorso anno, insomma a quello che si viveva fino a qualche mese fa. Per quanto riguarda le imprese, diciamo che la situazione è un po' più complessa perché a noi comuni chiedere di dare sostegno alle imprese comincia ad essere veramente tanto oneroso, però sotto questo punto di vista lo Stato si sta muovendo e insomma ci aspettiamo che arrivino altri fondi anche per loro. Tra le sue deleghe c'è quella alla comunicazione istituzionale. Quali sono le iniziative messe in campo per informare i cittadini in merito all'emergenza Covid-19? Allora, noi vabbè, siamo stati attivissimi in primis con i nostri numeri di telefono personali perché ci hanno chiamato veramente tutti quanti dal
forse H24, specialmente quando nella notte uscivano i DPCM e quindi era la corsa a capire come ci dovevamo muovere. Però a parte questo, noi avevamo già programmato l'attivazione di un nuovo sito internet con annessa applicazione del Comune di Manoppello. Abbiamo sollecitato la ditta perché si riuscisse a portare a termine il lavoro proprio durante questo periodo di emergenza, ma era tale da avere una comunicazione più efficace, efficiente, veloce. E infatti ci siamo riusciti, abbiamo un nuovo sito internet, abbiamo l'app del Comune di Manoppello attiva con le notizie push, quindi tutti i cittadini che hanno avuto modo di scaricare l'app hanno in tempo reale le notizie pubblicate dal Comune di Manoppello. Siamo stati molto attivi anche sulla nostra pagina Facebook del Comune di Manoppello, la pagina istituzionale, dove abbiamo comunicato tempestivamente tutte le notizie utili, a partire dai casi di positività, ai casi guariti, ai bandi in corso, agli avvisi pubblici finalizzati a sostegno alle famiglie. Abbiamo anche ricondiviso avvisi utili dell'INPS, insomma tutto ciò che potesse essere utile per i cittadini, insomma, per agevolarli un po' in questo periodo di emergenza. La riapertura delle chiese ha interessato anche il Santuario del Volto Santo di Manoppello, che ogni anno accoglie migliaia di fedeli e dunque un importante apporto anche legato al turismo religioso. Ci sono stati celebrati la scorsa settimana i festeggiamenti. Come sono stati vissuti quest'anno e cosa c'è in programma per gestire il turismo religioso al santuario? Allora, in un certo senso possiamo dire di essere stati fortunati, perché le feste del Volto Santo cadono sempre la terza domenica di maggio e di solito coinvolgono le giornate del sabato, della domenica e del lunedì. La domenica si porta la reliquia religiosa dalla Basilica del Volto Santo al centro storico di Manoppello e lunedì viene riportata la tela del Volto Santo dalla chiesa di San Nicola di Bari, che è al centro storico, alla Basilica del Volto Santo. Quindi lunedì 18 è il primo giorno che entrava in vigore il protocollo CEI governo, e questo ci ha permesso di svolgere una funzione religiosa, ovviamente con un numero ristretto di partecipanti, di fedeli, e ha fatto in modo che non perdessimo quella tradizione religiosa che abbiamo da secoli, che è quella appunto di avere il Volto Santo al centro storico di Manoppello. Certo è che non è stato semplice, in quanto comunque escludere una parte di fedeli dalla celebrazione religiosa non è bello, se possiamo dire così, soprattutto per quelle comunità come la nostra che partecipa attivamente alle festività del Volto Santo. Abbiamo fatto in modo però che ogni casa venisse coinvolta, perché abbiamo mandato la diretta della messa su Rete 8 e sulla pagina Facebook del Comune di Manoppello, quindi abbiamo ampliato, allargato la platea dei fedeli, seppur in maniera diversa. Diciamo che in questo senso i canali informatici e tecnologici ci hanno aiutato. Per quanto riguarda il turismo religioso, anche questo sarà un anno un po' difficile, un po' particolare, una stagione diversa dalle altre, e dobbiamo attenerci alle misure di sicurezza, ancora al distanziamento e al rispetto dei numeri previsti all'interno delle strutture delle chiese, insomma. La ripresa della vita sociale a Manoppello come è percepita? E inoltre, in estate il vostro comune ha sempre presentato molte iniziative ed eventi. Cosa si potrà fare quest'anno? Allora, quest'anno sarà ovviamente, anche per quanto riguarda gli eventi estivi, una stagione diversa e anomala. Io personalmente sì, mi occupo di questo, tra le mie deleghe c'è anche l'organizzazione degli eventi e delle manifestazioni sul nostro comune. Ci tengo molto, ritengo che alzi un po' il livello di partecipazione sociale di ogni comune, quella della vita degli eventi, la vita sociale. E
Quest'anno però io dubito che faremo qualche evento ai livelli degli altri anni, perché io personalmente ho sempre cercato di fare pochi eventi, ma insomma sperando e poi ottenendo effettivamente una bella riuscita, un gran numero di presenze. Quindi non posso mantenere questo standard quest'anno per ovvi motivi e ho presentato un emendamento al bilancio che porterò in consiglio venerdì 29 per spostare parte dei soldi presenti nel capitolo delle manifestazioni estive sul pronto intervento sociale, perché è quello di cui abbiamo ancora bisogno. Quindi diciamo che sono andata a penalizzare gli eventi di Manoppello, però per una giusta causa, perché insomma ritengo che per quest'anno possiamo fare a meno di fare assembramenti, ovviamente, e magari continuiamo ad aiutare quelle famiglie che sono ancora in stato di necessità a causa Covid, a causa dell'emergenza Covid. Bene, allora ringraziamo Giulia De Lellis, assessore al Comune di Manoppello. Grazie e buon lavoro. Grazie Fabio, grazie a te.